questa non può. La parola crescita. Metto questo, va bene, andiamo su questo. Adesso me lo mando. Adesso lo mandiamo alla redazione di Io Donna. Intanto il mio lavoro prende energia dal mondo dell'informazione, che è una parte molto presente nella mia esistenza, nella mia vita. Io lavoro in un grande quotidiano, il Corriere. Sono convinto che questo rappresenti una straordinaria fonte di energia, perché è il centro di un mondo, di un sistema di informazione nel quale c'è un flusso di parole, di immagini, di figure, di segni. All'interno di questo grande sistema io ho sempre sentito la necessità, sin dai prima, quando lavoravo con la fotografia e lavoravo con citazioni, raccogliendo frammenti grafici della realtà, e poi successivamente di trasferire quell'energia del giornale dentro un meccanismo di riflessione sul nostro presente. E l'ho fatto prendendo appunto dei frammenti dei giornali, delle figure, delle immagini, rielaborandole. Il lavoro della mostra Mitografie prende lo spunto da una riflessione molto semplice. I miti vivono dentro di noi in maniera inconsapevole, lavorano sul nostro inconscio. Il grande motore di tutto questo è un sistema di cui la stampa, il sistema mediatico, ha un ruolo, ha un'importanza fondamentale. Per cui il mondo dei giornali, il mondo della televisione, il mondo del cinema, porta a far sì che ci sia un sistema di condizionamento della nostra coscienza. Il mito della bellezza attraverso le figure della moda, della pubblicità, anche della pornografia, se vuoi, e il vecchio mito di Venere, che si riproduce in questi termini, ha il volto della contemporaneità di quel mito passa attraverso queste immagini. Allora io ho preso in considerazione alcune divinità che secondo me sono molto importanti nei nostri giorni, cioè appunto Venere, ma poi anche Mercurio, il dio del denaro. Questo è un momento molto particolare legato al tema del denaro, l'importanza di questo nella vita quotidiana. E poi il tema di Marte, quindi il tema della guerra, è quello di una politica, e Saturno, che è quello di una politica che uccide il proprio popolo, quindi il legame con le dittature, il racconto delle dittature, della violenza sui più deboli. Questo per rispondere anche a una necessità che io difendo in maniera molto forte, cioè che l'arte non deve essere un lavoro solamente puntato a una dimensione estetica, ma deve avere una presenza di impegno civile, deve essere ancorato al senso della realtà, deve essere ancorato al racconto del nostro presente, a raccontare e a narrare i nostri giorni, il nostro tempo. Quindi una sorta di vera necessità di una dimensione e di un ruolo che deve avere l'arte. Io ho sempre lavorato sul presente. Sin da quando avevo 14 anni mi è stato regalato da mio padre una piccola macchina fotografica di plastica. Il presente era la vita che mi scorreva intorno, ed erano inizialmente delle fotografie come un ragazzo curioso può fare. Poi nel tempo la passione della fotografia è maturata e quindi ho cominciato a collaborare con i giornali facendo il fotografo di cronaca, ma anche lì
con un passo un po' diverso, quindi non l'immagine di documentazione fine a se stessa, ma il tentativo di raccontare la realtà attraverso l'affermazione di un proprio sguardo. Soltanto dopo anni ho rivisto che quelle fotografie, che erano fotografie di cronaca, in verità erano molto vicine a una dimensione estetica e curata che metteva in luce quella che era una mia sensibilità che poi si è consolidata nel tempo, cioè di un rigore grafico, di un rigore formale che credo e spero mi appartenga e in qualche modo delimiti in maniera molto precisa quello che è il mio lavoro. Ho sempre disegnato, dipinto, ho voluto raccontare la dimensione emotiva, ma non solo. E ho pensato nel momento in cui sono approdato al Corriere della Sera e non avevo un atelier, non avevo uno spazio dove poter dare forma alle cose che desideravo, di usare gli strumenti che mi erano più vicini. Affascinato dal mondo dei segni, dal mondo delle parole, dal mondo delle figure e dal mondo dell'informazione, ho cominciato a riflettere su quello che era la dimensione anche più vicina alla mia vita. Quindi all'interno del mondo dell'informazione ho in qualche modo rielaborato questo mondo, sapendo che quello che quotidianamente si fa o si legge, cioè il mondo dei giornali, poi alla fine dura uno spazio effimero, è lo spazio di una giornata. E poi ci si rende conto invece che alcune parole rimangono nel tempo, anche se raramente questo accade. La funzione dell'arte in qualche modo è anche segnare, storicizzare, dare un senso cambiando il senso. Non è un caso, infatti, che le mie grandi passioni sono appunto la storia dell'arte e il mondo dell'informazione e la fotografia attraverso il mondo dell'informazione. Tutto il mio lavoro in qualche modo tiene conto di una necessità. Questa necessità che parte da una spinta emotiva, che parte da una spinta assolutamente personale, ha una sua forza, una sua sedimentazione, che ha sul concetto di un'arte che non deve avere soltanto una forza estetica, ma deve avere una forza etica. Nel senso, oggi l'artista non può pensare di fare un bel ritratto, non può pensare di fare un qualche cosa che sia soltanto, tra virgolette, crocianamente bello, ma al contrario deve raccontare il proprio tempo, le angosce del proprio tempo, deve raccontare anche la bellezza del proprio tempo, ma deve raccontare il proprio tempo. E in questo ci deve essere quindi il valore di una responsabilità etica che l'artista deve avere anche per invitare chi guarda l'opera d'arte a riflettere sulla propria condizione, a riflettere sul nostro presente. Io non credo nell'idea romantica del mondo dell'arte, credo che l'artista sia un uomo del tutto normale, che ha forse uno sguardo sulla realtà più sensibile, più profondo, più ricco magari di altri. Io ho trovato artisti straordinari, devo dire che quelli più grandi sono anche più umili, più sensibili, più ricchi e quelli che non lo sono, sono anche i più presuntuosi, i più pieni di sé, con un'idea della costruzione di un proprio successo profondo all'interno del sistema dell'arte. Credo che poi alla fine gli artisti più capaci siano quelli che riescono con semplicità, con la complessità della propria sensibilità, ma con la semplicità del proprio racconto, riescano quella a fermare il proprio tempo e a descrivere in modo più ricco, emotivamente ricco, più esteticamente pulito, elegante, con linguaggi talvolta anche duri, quello che è il nostro presente, la nostra identità e la complessità anche del nostro stare al mondo.